Dalla Puma House of Football di Milano ben ritrovati vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione da parte di Luca Brivio. Sistemate la Youth League e la Coppa Italia Primavera con passaggi del turno tra il brillante e l'entusiasmante. Serve a ripartire anche in campionato dove invece abbiamo zoppicato e rallentato nelle ultime uscite. Ma ora punto e a capo, affamati e concentrati sulla 13ª giornata di Primavera 1. Questa è Milan-Genoa. Il tiro di Jimenez che mette nel mirino il secondo palo, primo pericolo per la porta del Genoa con il destro a giro di Alex Jimenez, bravo Consiglio a mettere in calcio d'angolo. Va lungo per Ekator, corpo a corpo con Paloschi in area di rigore, Ekator il tiro sul palo, poi la respinta del Genoa, palla fuori per la rabbia del nostro portiere, grande opportunità e qui... uno contro uno di Ekator che ha vinto in corpo a corpo con Paloschi, il tiro finito sul palo, anticipo di Tosi, attenzione al numero 3 che arriva in area di rigore, il cross in mezzo, la mette fuori in Ziala, al limite per Shakur Omar, il tiro di Shakur Omar che insacca il gol dell'1-0. Milan si è fatto cogliere di sorpresa qui dal neo entrato che al minuto 54 sblocca quindi la partita. Può andare Ughito con il sinistro direttamente in porta, sfiora il palo, calciato bene da Ugo Cuenca, messa malissimo la difesa del Milan, Papadopoulos ci grazia non passando il pallone a Ekator, poi tira in porta, trova il palo, ancora un palo per il Genoa, liberali dalla bandierina al suo mancino, abbiamo tantissimi battitori, colpo di testa per Camarda, la palla in gol, la palla in gol, il pari del Milan con Francesco Camarda, opportunista fino all'ultimo, ci ha creduto, sperato ed è arrivato il gol che lo porta a quota 8 in questa stagione, diventa nuovamente il miglior marcatore della squadra. Lo va liberali, la palla in gol, il gol del Milan che la vince con Ugo Cuenca, eccolo qua, meritato, 2-1 Milan, Ugo Cuenca va in panchina a festeggiare, tre punti pesantissimi, eccolo qua, 2-1 Ugo Cuenca, bravissimo di testa, bravissimo a trasformare l'assist di liberali nel gol del 2-1 che supera il portiere e porta avanti il Milan. Vince così il Milan con i gol di Camarda e Cuenca nel finale, il Milan che rilancia l'andatura in classifica, sale a 26 punti, da parte nostra è davvero tutto, un abbraccio e un saluto e sempre forza vecchio cuore rossonero.